Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare della famosissima cipria in polvere libera di quella HD, Ultra HD di Make Up For Ever. Talmente famosa che ho dovuto leggere il nome perché me lo sono dimenticata. Ultra HD, questa è la cipria in polvere libera. Dunque, Make Up For Ever, la cipria l'ho sempre sentita nominare, l'ho sempre vista, ne ho sempre visto in giro la gente che ne parlava, non l'avevo mai provata, probabilmente per via del prezzo, però me ne hanno mandate due, quindi sia quella in polvere libera che quella compatta, e ho detto è il momento di provarla, finalmente, così ve ne posso parlare, perché è vero che è costosa, ma se davvero è performante come dicono, allora ci sta anche il prezzo. Dunque, partiamo da quella in polvere libera, che è quella che mi piace di più. Cipria in polvere libera, micro definizione e professionale, sì, ok, va bene. Dunque, 8,5 grammi viene 42 euro. Per quello che dico che è tanto costosa, però vediamo intanto. Allora, intanto è una cipria per un effetto ed è photo finish proprio in HD. La confezione è questa qui, e si presenta, vabbè, tanto sì, l'ho finita, ma tanto vediamo tutto il test, l'applicazione e il test, e si presenta così, con non il classico applicatore a jar che spicchiettate, che fa sempre un polverone, ma con una retina, ve la faccio vedere. Quindi si va a prelevare con la blender o con il pennello proprio la quantità di prodotto. Aspettate, non so se si vede. Ok, proprio dove è il mio dito. Ecco, con la blender o con il pennello, tic, sul prodotto. E questa piccola retina traforata permette di prendere la giusta quantità senza eccedere e soprattutto senza avere sempre intorno tutto questo polverone. Unica cosa è che sì, l'ho smontata perché verso la fine non riuscivo più a prelevare bene il prodotto e quindi l'ho smontata e lo prendevo direttamente dalla Allora, jar. andiamo con questa Make Up For Ever Ultra HD. Aspettate che appoggio. Allora, bellissima la cosa delle retine, ma il tappo. Quindi devo andarla a prendere per fare baking. Vedete che è un pochino sbianca. Quindi adesso finisco il trucco Ed e eccoci ci qui. rivediamo. Allora, 16 e 29, vediamo la situazione dopo 4 ore. Vi posso anticipare che stamattina sono stata in posta e ho fatto più di un'ora di fila. Non era neanche giorno di pagamento pensioni, non so cosa c'è stato veramente. Allora, questa è la situazione. Cartina. Allora, sì, ma neanche troppo. Cioè, io sinceramente, un pochino sì, ma non mi sento unta. Adesso voglio fare un test con voi, quindi aspettate un secondo. Ecco perché la normalità è che dopo 4 ore una persona il trucco lo ritocca. Quindi adesso andiamo a prenderla. Andiamo a prenderla con la blender e lo ritocchiamo solamente in metà viso, quindi metà.
State vedendo anche voi quel lavoro di polvere. Sì, effettivamente è impalpabile, ma molto polveroso. Ecco fatto. Qui sono tornata setosa. Bene, quindi adesso sì, si vede la differenza anche. Quindi così vediamo, tra qualche altra ora intanto si è ritoccata senza problemi, non è andata nelle pieghette, ma neanche di qua. Cioè. E oltretutto ne avevo messa un po' anche sull'ombretto e ha tenuto. Ha tenuto e non fa flashback, quindi attenzione a questo, ma non fa assolutamente flashback, se è data poca. Niente, adesso vediamo col prossimo aggiornamento come si comporta la parte che ho ritoccato, che comunque si è ritoccata tranquillamente, e la parte che non ho ritoccato, che però sento già un pochino Ed più eccoci unta. qui E con l'ultimo vediamo. aggiornamento. Allora, 20:05 adesso, quindi 8 ore. Dunque, vediamo. Inizio a sentirmi lucida, sì. Allora, dunque, ricordiamo che nella parte di qui ho ritoccato la cipria dopo 4 ore, mentre la parte di qua è nulla. Quindi iniziamo a vedere. Beh, non si attacca neanche. Cioè, non si attacca. Mentre la parte di là, sono 8 ore. Anche se neanche troppo. Naso. Questa è la parte non ritoccata invece. Anche qui inizia un po'. Allora, oltretutto mi avvicino, ma non è andata neanche più di tanto nelle pieghette. Di qua di più. Di Allora, qua di più. Sì, è sì. una polvere finissima, ma proprio fine, 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 proprio una micropolvere che si stende con, io lo uso sul correttore, ma l'avete visto comunque dalle clip e dal test. Lo uso per fissare il correttore e poi anche per opacizzare tutto il viso perché sapete che ho la pelle mista, tendente al grasso. Il correttore lo fissa benissimo. Avete la pelle che ha un effetto. Cioè, seta, la sentite la differenza? Sentite la differenza della texture? È proprio riempita, ricompattata, senza niente in evidenza, proprio wow! Senza però fare né effetto gesso né effetto opaco, cioè proprio è super naturale, proprio bellissima, davvero bellissima, ma lo vedete anche dalle clip, ovviamente. Unica cosa che vi devo ricordare, ovviamente, attenzione con il baking, perché è vero che fa un effetto straordinario, proprio straordinario, fissa benissimo il correttore anche durante la giornata, non va nelle pieghette, non segna, non secca, bellissima, bellissima davvero. Attenzione con il baking e i contorno occhi, dopo sfumate, non lasciate tanto il prodotto perché un momento. Sentivo parlare perché Nicole Kidman ci ricorda che l'effetto flash sotto il contorno occhi si nota bene nelle fotocamere, nelle macchine fotografiche e nelle foto, quindi sfumatelo bene, togliete proprio l'eccesso. Detto questo, rende, è davvero opaco a lungo, cioè davvero a lungo. Io nella zona T durante la giornata sì, dovevo fare dei ritocchi, però wow. Cioè, è proprio quell'effetto impalpabile, setoso, che però non è gesso. È un effetto davvero che vale, che vale, che vale i 42 euro. Sì, non per tutti i giorni, ovviamente, non per tutti i giorni, ma per alcune occasioni questa è la cipria da avere. Oltretutto è traslucida, quindi non è incolore, sembra bianca, ma è incolore. Non ne sbianca il viso, non si vede la differenza. Durante la giornata non crea, alcune ciprie lo fanno in polvere libera, che si mischiano alla lucidità del viso e fanno un po' le macchie intorno al viso, portano via anche il fondotinta. Questa no, proprio è fantastica, assolutamente fantastica e posso dirlo. Mentre se dobbiamo parlare della sua versione compatta, che è questa. Mi stava cadendo, ma tanto è finita. Il problema delle ciprie compatte è questa. Questa costa un pochino meno, viene 38 euro. Anche questa l'ho finita e si presenta stesso prodotto, però con lo specchietto e poi la cipria compatta. Ma quella compatta non l'ho trovata così performante. Devo dire che l'ho trovata, sì, sempre di ottima qualità, ma la devo applicare molto di più e molto più frequentemente perché quella libera.
Il tapis. Quella libera andava proprio ad assorbire il sebo in eccesso e a lasciarmi la pelle opaca, mentre questa ho fatto più fatica. Però devo dire che questa in polvere libera è impossibile da portare per i tocchi fuori casa e quindi ci viene in aiuto questa perché è compatta, piccina, c'è tutto. Manca la spugnetta, a dire il vero, ci vorrebbe una spugnetta che non c'era, però anche con le dita, cioè proprio tranquillamente. Quindi per i tocchi fuori casa questa va bene, ma se devo dirvi per un prezzo alto, una cipria davvero da wow, quella in polvere libera, soprattutto se avete la pelle mista, grassa, oleosa. In questo caso vi tiene davvero sotto controllo tutte le lucidità. Non la consiglio ovviamente a una pelle secca, in questo caso sarebbe troppo assorbente. Però comunque ho notato che anche nei contorno occhi non andava durante il giorno a segnare le rughette, oppure nelle il correttore non andava nelle pieghette, quindi davvero una super super cipria. E ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato una delle due, come vi siete trovate. Io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!